Buongiorno e benvenuti nella cucina Le Delizie di Rosy. Oggi andremo a preparare il babà. Gli ingredienti sono 250 g di farina 00, 125 g di burro, 30 g di zucchero, 50 ml di latte, 4 uova e un pezzo di lievito di birra. Iniziamo con la preparazione. La prima cosa da fare è sbriciolare il lievito nel latte caldo. Mescoliamo fin quando si scioglie il lievito di birra. Il lievito è sciolto. Ora andiamo a sciogliere il burro con un po' di latte. Mettiamo qui e lo andiamo a sciogliere. Abbiamo sciolto il burro, abbiamo aspettato che si è raffreddato un po', ora ci aggiungiamo 30 g di zucchero. Lo facciamo sciogliere nel burro. Ora andiamo a sbattere le uova. Sbattiamo molto bene fin quando l'uovo diventa molto chiaro. Ora la farina la andiamo a trasferire nella planetaria. La prima cosa che ci aggiungiamo è il lievito di birra. Azioniamo la planetaria. Ora ci aggiungiamo le uova, un po' alla volta. Ci aggiungiamo il burro, tutto il contenuto del burro e zucchero. E continuiamo ad impastare. Impastiamo molto veloce per circa 10-15 minuti. Il nostro impasto è pronto. Ora andiamo a spennellare con burro la ciotola. Ora andiamo a trasferire l'impasto nella ciotola imburrata. Ora lo andiamo a coprire con la pellicola. E lo lasciamo riposare fin quando raddoppia il suo volume in un posto caldo. Ecco, il nostro impasto ha raddoppiato il suo volume. Ora lo andiamo a mettere nei stampini per il babà. Si comunque abbassa quando lo andiamo a girare, ma comunque è normale. Allora, ogni stampino lo andiamo a riempire metà.
Siccome che ho solo 6 stampini, il resto lo vado a mettere qui dentro. Ecco, pronti, ora lo lasciamo riposare per circa mezz'ora. Ecco, i nostri babà hanno raddoppiato il loro volume, ora li andiamo a infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Ora prepariamo la bagna per il babà. 500 ml di acqua, 250 g di zucchero e un piccolino di limoncello o rum. La prima cosa da fare è mettere a bollire l'acqua. Una volta che l'acqua bolle, ci versiamo lo zucchero, lo facciamo sciogliere, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il limoncello. Ecco, i nostri babà sono pronti, ora li andiamo a bagnare nel limoncello. Lasciamo circa 2-3 minuti fin quando si bagnano per bene. Li abbiamo bagnati tutti, ora aspettiamo un attimo che si raffreddano. Ora li andiamo a strizzare un po', che gli fuoriesce un po' il limoncello per non essere troppo eccessivo. Ora li andiamo a guarnire con della panna, l'ho già preparata, e le ciliegie di amarena. Andiamo a tagliare il centro. Spassiamo la panna. Mettiamo le ciliegie sopra. La torta babà invece non la vado a bagnare perché è un po' più impossibile, ma la vado solo a riempire, tagliandola al centro, intorno intorno. Vado ad inserirci la panna. Ci vado a inserire sempre le ciliegie. Ed ecco, i nostri babà sono pronti. Grazie per aver seguito il mio video ricetta. Continuate sempre a iscrivervi, mettete like, commentate, condividete il mio video se vi è piaciuto. Potete anche seguire il mio blog Le Delizie di Rosy. E
Ci risentiremo al prossimo video ricetta. Vi auguro a tutti una buona serata, a presto!